La raccolta differenziata partita ieri a Mascali suscita ancora tante perplessità tra i cittadini, che lamentano una generale disorganizzazione tra una carente campagna informativa e la mancata distribuzione dei kit. È un pandemonio, perché magari tanta gente non capisce, sì, no, questa la metto qua, quella la metto là. Ora, in tanti paesi io vedo che ci sono dei grossi cassonetti dove ci sono scritto vetro, plastica, carta e così, la gente arriva lì, cioè, sì, ma poi li buttano, li mischiano, mettete una telecamera, il primo che beccate le fate un verbale e vi pagate le telecamere. Così la gente, invece di lasciarla davanti alla porta perché di notte passa il cane, rompe le buste, butta tutto per terra, poi i spazzini non raccolgono niente, perciò io devo uscire fuori, raccogliere mia moglie per scopare, fare. È un pandemonio. Le buste non sappiamo se devono essere trasparenti, se devono essere nere, se devono essere blu, se non so, c'è gente che deve. Perché a conti fatti, ci siamo fatti i conti che a me mi costa 120-130 euro l'anno di buste se le devo andare a comprare. E se faccio la differenziata e mi fanno risparmiare 100 euro, non risparmio niente. Che ben venga la differenziata, è giusto, sono d'accordo, ma fatela con criterio. I cassonetti, io li ho visti già al riposto, sono lì, gliel'ho buttata pure io. C'è una macchinetta che ripristina tutte le bottiglie PET. Io arrivo lì, mi rilascio uno scontrino con dei punti che poi posso scaricare, o il comune me le defalca sulle spazzature, o vado in negozi che loro mi dicono che ho dei piccoli sconti, però io glieli porto io le bottiglie là. Perché non organizzarci così? Perché non mettere una macchinetta, due, tre nel comune di Mascoli, di queste nei paesi più grossi? Se devo fare, si fa. Però quando il signor sindaco, vediamo come si mette. Per i sacchi, perché vanno a comprare magari noi. Dopo 500 euro quasi che pago le spazzature, ne manca da comprare anche i sacchetti. È giusto che la devono fare, però i cose esatte, per mettere le secchie, per dire giusti, per puntare l'umido, cartone, plastica, vetro, ci vogliono quelle, se no è sempre peggio di prima. Devono passare i sacchetti, devono dare i sacchetti perché la spazzatura la paghiamo e loro non fanno pagare sempre tanto, anche che dice uno ribassa, non ribassa sicuro la spazzatura, non fanno pagare anche di più. Del nord si fa la differenziata, qua come mai non si fa? È discorso anche il giusto, no? Facciamolo tutti, poi si paga meno la spazzatura.